Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio pubblicato da pochissimo da The Arcos, dal titolo I Malatesta, filosofia, sentimento e guerra nella storia di una dinastia, di Pierluigi Moressa, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola per sentire cosa ci racconta di questo volume. Prego, professore, a lei. Guardi, potremmo parlare per un giorno intero perché i Malatesta riempiono le pagine della storia d'Italia. Ed è una lunga storia che va dall'alto Medioevo al pieno tardo Rinascimento, con picchi sicuramente rilevanti. Solo citando per sommi capi i nomi dei Malatesta più famosi, possiamo farci un'idea del loro percorso storico. Il Mastinvecchio e il Nuovo Daverucchio, per dirla con Dante, Malatesta il centenario e Malatestino dell'Occhio, compaiono subito nell'inferno dantesco nel canto 27, quando Guido da Montefeltro, il condottiero che era stato loro nemico, chiede notizie della Romagna. E Dante non è tenero con i Malatesta, Malatesta che progressivamente si erano alleati col papato, quel papato che a Dante sul piano temporale aveva creato non poche difficoltà. Ecco allora che i due Malatesta medievali, il canto 27 e Malatestino dell'Occhio nel canto 28, vengono indicati come traditori, come tiranni, come mastini abituati a far succhiello dei denti, a essere rapaci. E quindi queste figure che entrano nel panorama sanguinoso e ferrigno dell'Italia medievale passano alla storia anche per l'omicidio di Montagna dei Parcitadi, il loro principale avversario Ghibellino in Rimini, e prendono il potere in Rimini, irridenti anche nelle generazioni successive all'autorità dei legati pontifici. Era terra loro e su quella base stabilivano alleanze e variazioni delle alleanze. Andiamo avanti con la storia. 300, 400, troviamo dei Malatesta, personaggi ragguardevoli nel panorama delle conquiste e delle battaglie, soprattutto condottieri e capitani chiamati con grande favore al soldo di potentati maggiori, Venezia, Visconti, Fiorentini, e anche qui con variazioni di alleanze. Arriviamo a un'altra figura di spicco che è Pandolfo III. Con Pandolfo III, che nominalmente sarebbe signore di Fano, i Malatesta arrivano in Lombardia. Acquisiscono con varie manovre Bergamo, Brescia e Lecco. Non sarà un dominio di lunga durata, ma sarà comunque un dominio significativo. Quando è che i Malatesta devono lasciare il campo lombardo? Quando i rapporti tra Venezia e i Visconti diventano un elemento determinante, un po' più forte di quello che Pandolfo potesse sopportare, e quindi deve ritornare al sud. Al sud, dove peraltro i Malatesta avevano stabilito un governo a Fano, Senigallia, a Jesi e nella generazione precedente fino ad Ascoli Piceno. Il sogno di Malatesta, il vecchio, il centenario, di arrivare col dominio fino al fiume Tronto era stato realizzato nella generazione precedente. In quella di Pandolfo III si gettano le basi per nuovi domini e quindi la punta successiva, Sigismondo, quello che è in copertina nel libro, nel ritratto di Piero della Francesca. Sigismondo Pandolfo Malatesta, il suo fratello Malatesta Novello a Cesena, Sigismondo Pandolfo a Rimini, sono figli naturali di Pandolfo III, legittimati della stessa madre. E lasciano un'impronta duplice nelle terre da loro governate. Malatesta Novello a Cesena, soprattutto opere civili. La biblioteca malatestiana, il campanile della cattedrale, opera religiosa, e l'ospedale del Crocifisso.
sua moglie Violante da Montefeltro, il convento dell'Osservanza, opera religiosa. Quindi manufatti che confermano quella vocazione di Cesena a città rinascimentale. C'era stato Andrea Malatesta precedentemente che aveva pensato di espandere Cesena nel piano dopo il sacco dei Bretoni. La Cesena che osserviamo oggi, il centro di Cesena, è opera malatestiana, perché l'antica città era arroccata sul colle. Era stata una manovra difensiva che aveva funzionato fino al sacco dei Bretoni nel 300, quando le schiere dell'acuto avevano devastato la città e avevano fatto in modo di distruggere, di perdere insomma l'identità cesenata. I Malatesta la recuperano e la ampliano. Sigismondo Malatesta a Rimini, condottiero famoso, lascia in città il Tempio Malatestiano. Tempio Malatestiano che è un prodotto dell'ingegno degli architetti rinascimentali, degli artisti rinascimentali, ma anche della filosofia neoplatonica di cui il signore di Rimini era cultore. Cultore anche di arti e di poesia, ma soprattutto uomo d'armi, valorosissimo, temutissimo, noto per i contrasti con Federico da Montefeltro, noto per i contrasti con Pio II Piccolomini, il papa che più crudelmente di tutti lo avversò. Certo che Sigismondo se l'andava poi anche a cercare, perché era di una tale qualità provocatoria che aveva rifiutato di ubbidire alla richiesta del papa di pagare il censo e quindi si era messo in condizioni di particolare difficoltà. Il castello di Rimini, Castel Sigismondo, resta a documentare la vocazione del signore per le armi, una fortezza imprendibile che anche Cesare Borgia, quando discese in Romagna per acquisire lo stato per conto del pontefice, ma anche per conto proprio, rifiutò di attaccare, considerò che Castel Sigismondo fosse una fortezza imprendibile. Infatti Rimini gli fu ceduta, non dovette fare la guerra come fece a Forlì, gli fu ceduta e i riminesi lo acclamarono, perché siamo già ai tempi successivi, al nipote di Sigismondo Pandolfo, Pandolfo IV, ultimo sovrano di qualche rilievo malatestiano, un inetto che alla fine venderà Rimini ai veneziani. Ecco la potenza malatestiana che sfuma in queste generazioni successive. I Malatesta, i rilievi dei Malatesta, ma la poesia. Pensiamo solo a Paola e Francesca da Rimini, che era una polentana sposata a Gianciotto e amante di Paolo Malatesta, il cognato. Pensiamo a questa figura che ha riempito il quinto canto dell'Inferno. È stata fatta protagonista di tragedie, interventi poetici, di quadri, dove l'amore infelice e tormentato, l'amore romantico, diviene emblema anche della passione che porta alla morte. E poi Parisina, una Malatesta che sposa Niccolò III d'Este, grande marchese di Ferrara, grande amante di molte donne, ma intollerante verso l'adulterio, fa adulterio col figliastro, con Ugo d'Este, che è il figlio adulterino, il figlio naturale del signore, e anche lì viene scoperta e giustiziata. E quindi Byron, che in qualche modo fa presente questa vicenda all'interno di un suo poema. Ecco, figure tragiche, figure che riempiono la letteratura e l'anima poi gentile dei lettori che si avvicinano a queste vicende. Isotta degli Atti, terza moglie di Sigismondo Malatesta, addirittura è al centro del poema isotteo. Una sorta di lungo carne scritto da vari autori, dove viene celebrata in termini di bellezza concreta ma anche di bellezza ideale, perché diviene un pochino l'emblema di quello stile raffinato, poetico ed estetico che permea per qualche tempo la corte di Rimini. Isotta, che alla morte di Sigismondo deve governare in solitudine, poi col figliastro Sallustio, il principato riminese, poi morirà, c'è forse chi dice anche di veleno. Ecco, una lunga storia quindi, che mi ha affascinato sia per le variazioni dell'assetto mentale attraverso i secoli, sia per quello che riguarda l'intreccio con i vari potentati, con vicende della storia, insomma. Quando ho scritto questo libro ho ristudiato volentieri tanta parte di storia d'Italia, e non dimentichiamo gli scismi della Chiesa, grande
il piccolo scisma d'Occidente. Non dimentichiamo il concilio di Ferrara, poi di Firenze, che tenta di riunificare la Chiesa greca con quella latina. E i malatesta ci sono sempre presenti in queste vicende. Beh, traspare davvero una grande passione per questa dinastia, che è famosa perché sicuramente è un nome che tutti conoscono, che hanno sentito, ma che è talmente, come dire, aggrovigliata di eventi, di mutamenti, di cambiamenti e di passaggi che tenere il filo di tutto non è cosa semplice. Spero che la lettura del libro consenta questo. Ho cercato di essere il più lineare possibile, anche didascalico, con molte note esplicative. Ecco, le note possono essere trascurate, sono riservate a quel pubblico che voglia approfondire alcune figure di personaggi. L'importante è sempre contestualizzare il personaggio all'interno delle vicende della sua epoca, perché sono epoche che possono essere poi allargate con uno sguardo particolare, con uno studio. L'importante è che quando si focalizza la microstoria non ci si dimentichi mai della macrostoria. E dal Medioevo al Rinascimento di macrostoria ce n'è tanta. Sicuramente, quindi non ci resta che ricordare ancora il titolo in modo che possano correre in libreria ad acquistarlo. Certo. Il titolo è I Malatesta, Filosofia, Sentimento e Guerra nella storia di una dinastia, pubblicato da Di Arcos, scritto da Pierluigi Moressa, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite, un libro che io consiglio a tutti perché c'è una gran parte della storia italiana tra Medioevo e Rinascimento. Quindi correte in libreria, fatelo vostro. E io ringrazio tantissimo Pierluigi Moressa di avercene parlato e di avercelo presentato. Grazie a voi per l'occasione.